Ferretti. Presente. Giuseppe Panarese. Fausto Rossetti. Presente. Adelina Luigia Panarese. Roberta Gaggiano. Assente. Nicola Tucci. Presente. Luigi Panarese. Presente. Giovanna Bassoli. Assente. 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 Ok, sono 9. Allora, buonasera a tutti. Il primo punto dell'ordine del giorno prevede l'approvazione verbale della seduta precedente. Allora, nella seduta del 16/11/2021, con la delibera di giunta numero e di consiglio comunale numero 17, è stato approvato il verbale della seduta precedente. La numero 18, bilancio di previsione finanziario 2021-23, salvaguardia degli equilibri di bilancio. 19, fondi legge 32-92, modifica dei libri del Consiglio Comunale numero 21 dell'11/7/2017, ad oggetto riparto fondi assegnati ai sensi della legge 32-02 simili determinazioni. Numero 20, conferimento cittadinanza onoraria al milione di noto. Ci sono interventi? Sì. Allora, io lo scorso assessore del Consiglio Comunale a Sede mi avevo pregato Nicola Tucci di far notare alla segretaria comunale che non era stata inserita la mia dichiarazione del Consiglio del 29 luglio 2021 riferimento agli auguri per il pensionamento dell'ingegnere Colangelo e di Felice Chiamarino. La segretaria comunale rispondeva che io non avevo chiesto espressamente la verbalizzazione e che comunque ciò non atteneva all'ordine del giorno, comunque eravamo a consiglio comunale concluso. Se ricorda la segretaria, giusto? Sto dicendo bene. Allora, sono passati mesi da quella seduta di consiglio. Sì. Il brogliaccio, io non avevo registrato questa dichiarazione. Sono andata ad ascoltare la registrazione e in effetti il sindaco aveva già dichiarato chiusa la seduta consigliare. Quindi quello che viene detto dopo, la votazione, chiuso il punto all'ordine del giorno e addirittura chiusa la seduta consigliare, non è più oggetto di registrazione al nessun perché non può essere riportato in alcun verbale, essendo chiusa la votazione. Se fosse stata una dichiarazione resa prima della votazione, di cui mi si chiedeva di riportare espressamente quella dichiarazione, l'avrei anche registrato, però dopo la votazione e addirittura dopo dichiarato chiuso il consiglio, io non l'ho appuntato perché non andava registrato. E poi questo mi sono ricordato, sono andata a vedere quando il consigliere Tucci ha sollevato questa cosa, e in effetti dicevo io non trovo niente scritto, è passato due mesi, quindi non è che si può ricordare tutto quello che dite poi una volta chiuso il consiglio comunale. I tempi del consiglio comunale noi non decidiamo poi. Tra l'altro hai detto anche una cosa inesatta. Quindi non era un qualcosa che non era pertinente all'oggetto che riguardava l'approvazione del bilancio. Però se nel corso della discussione avesse fatto richiamo a questo pensionamento, avesse chiesto anche di verbalizzarlo, perché comunque di per sé non era oggetto di verbalizzazione. Ma mi fosse stato chiesto che prima questo della votazione l'avrei anche riportato però una volta votato il punto all'ordine del giorno è chiuso, non si può riportare nel verbale perché è chiusa la delibera con la votazione e dopo è addirittura finito il consiglio comunale, quindi non c'era neanche un altro punto successivo all'ordine del giorno in cui eventualmente potete riportare questa delibera. Quindi perciò non è stata riportata un brogliaccio e né tantomeno è stata inserita nella votazione, nessun verbale, perché non c'era alcun verbale in cui poteva essere inserito, questo è l'oggetto. Diciamo che però lei non ha detto proprio così, io mi ricordavo. Lei ha detto che io non avessi chiesto la verbalizzazione. Ma io non mi posso, allora, se l'hai chiesto dopo il consiglio comunale, io non sono andata a vedere sul brogliaccio. E io ho detto se la segretaria può mettere la. E lei si vede proprio lei che scrive. No, io stavo scrivendo seduta chiusa alle ore. Quindi non. Però lei non mi ha detto non si può mettere a verbale. Non è che se io lo dico. Ma da sé che se dice
cioè la seduta è chiusa, Però se l'intervento è stato fatto... Ma non posso registrare quello che vi dite fra di voi dopo che la seduta è chiusa. Dottoressa, se ma dove l'intervento... Dove, scusi, consigliere, ma dove l'avrei dovuto riportare questa delibera? L'immagine della delibera non si scrive nulla. Ma cioè, il deliberato è la delibera, chiude. Si chiude con un voto che chiude quel punto. Punto. Non c'è stato spazio per mettere questi interventi. Poi non c'è stato neanche un punto successivo all'ordine del giorno in cui eventualmente si poteva anche sì, ma però, non c'è stato neanche questo, quindi chiusa la seduta, quello che voi mi dite, io non è che sono tenuta a registrare, il segretario non può registrare quello che viene detto una volta che non lo può fare, perché quello noi siamo chiamati a riportare le dichiarazioni che vengono rese nel corso del Consiglio Comunale, nel corso della discussione relativa a un punto all'ordine del giorno oggetto di approvazione, con la votazione finisce la registrazione, la verbalizzazione di quello della discussione. Posso replicare? Io eventualmente avrei pure detto, tu, se ti sei verbalizzato, io in quel momento... Ma mi ha dato per certo che io non avessi detto segretario per momento a verbale. Ma se mi avevo detto. Detto. Ma se l'ha detto. Quando l'ha detto, non so, magari... Io stavo appuntando questa cosa. Ma è una cavolata, però la cosa che, che mi fa stare male è che si dà per certo cose che poi non so bene. Però lui, cioè, noi abbiamo fatto un figlio a luglio e il consiglio scorso il 39. Chiaramente... Ah no, aspetta, fatemi finire. Chiaramente, dopo che Nicola ha detto la tua richiesta, logicamente, uno si va a consultare, però lì per lì non è che a novembre poteva ricordarsi per filo e per segno quello detto a lui. Poi sostanzialmente penso che il messaggio, cioè l'intento era quello di far arrivare il messaggio, di cogliere gli auguri che penso sia arrivato, anche perché è stato anche commentato sotto la diretta del consiglio, quindi sostanzialmente non vedo nemmeno come poter inserire all'interno di atti verbali di punti all'ordine del giorno precedente dove poterlo inserire, però chiaramente è stata colta l'occasione del Consiglio Comunale per fare un augurio che il messaggio è arrivato e penso sia stato anche ben gradito da tutti, quindi sostanzialmente ora dire non c'è in quella delibera o non c'è in quella diciamo l'intento era quello di farlo arrivare ai percettori. Voglio chiarire che non si può inserire una delibera dopo chiusa la votazione, non si può importare quello che si dice una volta chiusa la votazione, addirittura chiuso il Consiglio Comunale. Quindi, lei però non ha fatto scritto, ha scritto. Ma io stavo scrivendo altro. Dicendo poi al Consiglio Comunale di novembre che io per certo non avessi chiesto. No, io stavo scrivendo. Quando in realtà ho chiesto la votazione. Io ho scritto seduta chiusa, ecco. Mentre voi dicevate gli auguri al Consiglio. Io ho scritto seduta chiusa alle ore 18:45, ho firmato il verbale. E quindi evidentemente il malinteso è stato che tu mi hai visto scrivere e pensavi che stessi scrivendo quello, ma non lo potevo scrivere perché è un qualcosa che avete detto ben oltre la chiusura ma della seduta. Quindi se l'intervento, in questo caso intenzionale, potrebbe essere una cosa, se è stato fatto a fine seduta, è stato fatto per un motivo, non perché ci siamo ricordati all'ultimo momento, proprio perché noi, giustamente poi Nicola mi ha corretto dicendo non dirlo all'inizio perché è giusto aspettare. Dare la possibilità agli altri di dirlo, poi se loro poi lo aspettiamo alla fine perché giustamente è giusto che parliamo per ultimi. Poi in conclusione, vedendo che non era stato detto nulla, perché ora noi andiamo. Poi il problema non è l'ultimo, è dopo il voto. Se abbiamo votato, avete votato. Per me il segretario registra le dichiarazioni e quello che dite prima di votare, poi si vota e quello è chiuso quel punto all'ordine del giorno. Non c'è spazio dopo la votazione per inserire altre dichiarazioni di qualsiasi natura. Perché in quel momento chiude. Il voto chiude il punto. La discussione e la votazione definisce se quel punto è stato approvato o non è stato approvato. Con quanti voti favorevoli, con quanti contrari. È questo che io devo registrare. Il resto non... Magari fosse stato detto questo, invece è stato detto altro. Mi è stato detto che non avevo detto, che noi c'era stato un malinteso, che il consigliere non aveva chiesto, che qua, quando in realtà... No, evidentemente non... A bruciapelo, cioè uno non è che in quel momento ti sa dire uno dice aspetta, però chiaramente lasciamo almeno il margine del dubbio. No, io non lo avevo, io sono andata a scuola quando il consigliere Ducci ha detto questo, io sono andata, siccome erano passati mesi, sono andata a rivedere il brogliaccio che io scrivo, dove io ho appunto quello che dite, e ho visto che non c'era scritto nulla, quindi ho detto io non c'ho scritto nulla riguardo.
riguardo, quindi evidentemente non mi è stato chiesto, questo è stato. No, quello però sì. Adesso, dopo, poi andando a rivedere, a risentire, ho visto cosa è successo, in effetti la seduta di consiglio non andava proprio. Io sto spiegando. Ma già dopo il voto non si riporta. Ma io sto spiegando il motivo per cui è stata fatta alla fine, cioè c'è una motivazione, non ci siamo ricordati alla fine, noi volevamo già farla questa cosa, però è stata fatta alla fine proprio per una questione di rispetto verso il sindaco e l'amministrazione comunale, diciamo, non facciamo noi, ma voi dicono, ma voi vi siete no permessi, però all'inizio del consiglio comunale. Ma questa è una seduta normale consigliare aperta al pubblico, quindi se uno fa notare la cosa, uno dire vabbè, basta, cioè invece. Comunque voto contrario ormai della seduta precedente, perché nonostante la cosa viene fatta notare, la correzione non è stata apportata, secondo la segretaria comunale non andava da scritto perché il consiglio comunale concluso comunque non oggetto della discussione. Però noi siamo sostanzialmente approvando i verbali del 19, di che data erano precisi? Del 16-11, non quelli di giugno, questo lo sappiamo. Allora, il 16-11 i presenti, che erano presenti in quella seduta, devono votare se approvano o meno questi verbali redatti. Penso che anche l'assente, che sarei io, può votare. L'assente si può astenere, può fare quello che vuole. Esatto, non è che sono tenuto ad astenere io e chi è l'assente. Ma la votazione è su quello che è stato riportato, di chi ha votato, è stato presente, di quella votazione. Ma non ci siamo concordati così, abbiamo deciso di votare contro. Allora, voto contrario. Allora, favorevole. La motivazione è quella che ho detto, se l'avevo scritto. Ma non... Sinteticamente no, ci tengo che venga trascritta. Ma non... Segretaria, allora, io sono consigliere comunale. Ascolta, se chiedo che venga trascritto, ma lei non può decidere di scrivere o non scrivere, cioè, ma mi scusi, Allora, scusiamo, allora facciamo una dichiarazione di voto, detti in questa no, non lo sto facendo in dettato, ma cioè, ma lei si approva, il diritto di escludere. Voto contrario perché? In quanto su richiesta del consigliere Tucci di integrazione di una dichiarazione del consigliere Panarese nella seduta del 29/7/2021 della 29 luglio 2021 la stessa richiesta non ha trovato accoglimento. Voi sono contrari, sia mio che del consigliere Bucci, non è che il segretario chiarisce che la dichiarazione di auguri al dipendente pensionato è stata presa dal consigliere Panarese Luigi dopo che il sindaco presidente ha dichiarato chiusa segretaria, prima che andiamo avanti, io non me lo ricordo perché solamente è un po' così, ma dal regolamento del Consiglio Comunale in uso, quello che noi stiamo usando, c'era la formula, come dire, come fatto personale. Io penso che fondamentalmente sarebbe stato più utile farlo come fatto personale, cioè a margine dell'altro consiglio, quello di cui stiamo dibattendo, i consiglieri, Luigi poteva tranquillamente il fatto personale e potevamo tranquillamente, perché il fatto personale su tua richiesta può essere verbalizzato. Fatto personale significa una cosa che tu è legato sia
agli astanti e eventualmente pure a qualcosa che esce da questa stanza. Potevamo pure evitare tutto questo, questa mattina. No, perché mi ricordavo che... Lui dalla chiesa dopo la votazione... Cioè, ma se io non sto dicendo... Cioè, il modo della segretaria, se io dico di trovarne traccia, poi il modo per me era... Ma non che si dice non l'ho trascritto... No, era solamente che magari... Ci tenevo come cosa. In futuro ci ricordiamo che esiste questa formula. Sì, sì, ma io ti ho chiarito quello che io dicevo. Perché al Brogliaccio io non avevo riscontrato nessuna sua, sono andata a leggere, non c'era nessuna. Lei ha dato per certo che io non avessi chiesto la verbalizzazione, ma sono sicuro come la morte. Ma lei si ricorda che il sindaco ha detto di chiaro chiuso la seduta pubblica? Sì, ma io sto dicendo un'altra cosa. Ma allora questo mi basta, se lo ricordo. Io non sto dicendo di no. Non penso che se l'ha dichiarata chiusa la seduta sindaco, sì, che è finita. Sì. Peccato che lei però a novembre non ha detto questo. Ma quello che viene detto dopo non ha proprio dopo l'ha dichiarato chiuso il consiglio comunale, come se non l'avessi detto proprio, punto. Va bene, però questo è il senso di quello che io sto dicendo. Quello è quello che viene detto dopo che è dichiarata chiusa la seduta, non ha proprio nessun significato, non ha nessun valore per dal punto di vista di chi deve verbalizzare. Voi potete dire quello che volete, non è che io, però anche perché la ripresa è andata oltre, quindi ha ripreso anche dopo che il sindaco ha dichiarato seduta, l'ha chiusa la seduta. Sì, però il segretario verbalizzante chiude. Possiamo andare avanti? Allora, secondo punto all'ordine del giorno, revisione ordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, numero 175. Come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, numero 100, ricognizione, partecipazione, costruzione. Allora, come ogni anno, al termine dell'esercizio, siamo tenuti a deliberare sulla quota di partecipazione che il Comune ha nei enti e sostanzialmente il Comune di Sant'Arcangelo non ha partecipazioni rilevanti, ma ha delle partecipazioni dello 0,52% in Alto Valore Servizi S.p.A., che come tutti sappiamo è l'ente gestore del servizio idrico integrato, e di Asmenet, società consortile a responsabilità limitata, che sostanzialmente offre dei servizi digitali per le pubbliche amministrazioni, nonché come stazione appaltante, la cui partecipazione del Comune è dello 0,03%. Ci sono interventi? Possiamo passare alla votazione. Chi è favorevole? Unanimità più immediata eseguibilità. Immediata eseguibilità. Terzo punto dell'ordine del giorno, approvazione del sistema degli schemi contabili di cui è il decreto legislativo numero 118-2011, presa d'atto della facoltà di non predisporre bilancio consolidato comuni sotto i 5.000 abitanti, articolo 1,831, legge 30 dicembre 2018 numero 145. Sostanzialmente la legge prevede l'obbligo per alcuni comuni di predisporre i bilanci consolidati. Questo obbligo non sussiste per i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, ma è solo una facoltà, e sostanzialmente la facoltà riguarda anche la quota di partecipazione che il comune ha negli enti, addirittura al di sotto dell'1%, sia per quanto riguarda l'alto valore servizi che per quanto riguarda Asmenet, non c'è nemmeno l'obbligo di predisporre i bilanci consolidati. E noi abbiamo deliberato in giunta e oggi se ne chiede qui la ratifica della delibera di giunta, arrivando il numero. A giunta comunale del numero 45 del 17-12-2021. Ci sono interventi? No, solo una vera curiosità. Lo 0,52 dell'alto calore a quanto corrisponde finanziariamente, economicamente? Non lo sai? Bisognerebbe dividere la no,
lui si trova l'alto calore, in cui si parla che i comuni che hanno partecipazioni in dato di potremmo rimetterci pure noi qualcosa di solito. Vabbè, ma in caso di aumento di capitale. No, era una curiosità, era solo una curiosità. Ok, possiamo passare alla votazione. Chi è favorevole? Immediata esecutività. Allora, quarto punto dell'ordine del giorno, interrogazione consigliare, protocollo 4124 del 15/12/2021. Vuoi leggere tu? Vuoi che la legga io? No, 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 io posso leggere qui, non è un problema. No, aspetta, asciugato. Allora, interrogazione consigliare con risposta scritta rivolta al sindaco di Sant'Arcangelo Piemonte ai sensi dell'articolo 21 regolamento funzionamento consiglio comunale in merito alla mancata applicabilità della delibera di consiglio comunale numero 13 del 29/7/2021 ad oggetto approvazione ad ipotetico anno 2021 i sottoscritti consiglieri comunali Nicola Tucci, capogruppo, Luigi Panarese e Giovanna Battoli del gruppo consigliare Patto per lo sviluppo premesso che il Consiglio Comunale di Sant'Arcangelo Piemonte, con deliberazione numero 13 del 29/7/2021, ad oggetto approvazione aliquote IMU 2021, stabiliva l'aliquota IMU da applicare per l'anno 2021 come segue: 10,6 per 1000 aliquota ordinaria, 4 per 1000 aliquota per abitazione principale A1, A8 e A9 e relative pertinenze, 1 per 1000 fabbricati rurali ad uso strumentale, 10,60 per 1000 immobili uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Questo non è aliquote deliberate nel 2021. Sul portale MEF, Dipartimento delle Finanze, Fiscalità Regionale e Locale, in riferimento alla delibera consiliare appena citata del 29/7/2021, è indicata l'inapplicabilità delle aliquote ex articolo 1. Ex articolo 1,169 legge 296 del 2006, in quanto si è andati oltre il termine per la deliberazione del bilancio, è scritto così sulla. Allora, facciamo presente che in caso di inapplicabilità della delibera, di cui appunto precedente, il versamento della rata IMU va effettuato quindi tenendo conto non delle aliquote del 2021, ma quelle del 2020, secondo quanto previsto dall'articolo 169 legge 39/2006, il quale prevede che le stesse, in caso di mancata approvazione delle aliquote entro il termine legale stabilito, si intendono prorogare di anno in anno. Bene, allora le aliquote a cui si deve fare riferimento sono quelle adottate nel 2020, che a sua volta si faceva riferimento a quelle deliberate il 26 marzo 2019. Nella quale l'abitazione principale esente 7,6 per 1000, abitazione classificata 1,89, 7,60 per 1000, immobili, tutti gli altri immobili da fabbricabili, terreni agricoli esenti e 1 per 1000 fabbricati rurali strumentali. Per questo motivo, per quest'anno si rendono efficaci ed applicabili non le aliquote deliberate del 2021, ma quelle dell'anno d'imposta 2019. E nell'anno d'imposta 2019 l'aliquota ordinaria sulle seconde case è pari al 7,6 per 1000, non il 10,60 per 1000 che è quella deliberata nel 2021 approvata dalla maggioranza e poi divenuta inapplicabile. Quanto determinato determina uno squilibrio finanziario, chiaramente in termini di minori entrate, andando contro il principio della salvaguardia degli equilibri di bilancio e permanere degli stessi, nell'ottica del mantenimento di un pareggio tra entrate e uscite. Alla luce di quanto esposto, quindi, si ritiene invalida e inefficace la delibera adottata sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio il 16 novembre 2021 e tutto quanto innanzi premesso si interroga il sindaco in merito ai fatti e alle circostanze che hanno portato a questa inapplicabilità della aliquota IMU 2021. Si chiede vabbè, la convocazione di un consiglio comunale a fine di adottare in via d'urgenza le variazioni di bilancio necessarie a un mantenimento degli equilibri. Vabbè, poi qua si richiede l'inserimento per questo qua. Questa è la mandata del 15? Sì, il 15-12 il protocollo, forse 14. Sì, 15-12. In merito alle interrogazioni in oggetto, si
si fa presente quanto segue. L'impossibilità di applicare le aliquote approvate con delibera di consiglio comunale numero 13 del 29/7/2021 si deve alla mancata approvazione nei termini ordinari del bilancio di previsione 2021-23 e non per la pubblicazione oltre i termini stabiliti dal Ministero delle Finanze della delibera sul portale del federalismo fiscale. Trasmissione quest'ultima avvenuta entro il 14 ottobre 2021, termine ordinario per l'invio. I fatti e le circostanze che hanno comportato tale situazione sono ascrivibili al clima di incertezza dovuto a provvedimenti statali messi in prossimità delle scadenze e alla divulgazione di accordi con le varie associazioni dei comuni successivamente stravolti. Si precisa che non era mai stata prorogata l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo in maniera differenziata. Solo per i comuni che avevano fatto ricorso all'anticipazione di liquidità prevista dal decreto legge 102/2013 e successivi rifinanziamenti, la proroga è stata concessa fino al 31/7/2021. A seguito dell'interpello da parte di questo comune alla prefettura di Benevento, la quale a sua volta, considerata l'incertezza del caso, ha dovuto consultare gli uffici del Ministero dell'Interno, è stato chiarito che l'anticipazione di liquidità accordata nel 2020 decreto legge 34/2020 a cui noi abbiamo partecipato non costituiva il rifinanziamento del decreto legge 102/2013. Pertanto i termini ordinari di approvazione del bilancio sono stati riportati al 31/05/2021. Nonostante tutto, vista la confusione creata su un decreto di proroga, il Comune non ha subito da parte della Prefettura alcuna diffida per l'approvazione degli schemi di bilancio. Tra l'altro noi qua abbiamo le trasmissioni alla Prefettura, sia a parte che inviarono una comunicazione dei comuni beneficiati il 30 maggio 2021 e il 31 scadeva il termine per... poi chiaramente noi non stando nell'elenco ci siamo interessati, abbiamo chiesto un interpello alla prefettura che ha sostanzialmente risposto il 14/6/2021 dicendo, chiaramente quello che gli era stato detto dal Ministero dell'Interno, che i successivi rifinanziamenti, perché poi nella norma non c'erano riportati i decreti dei successivi rifinanziamenti, ma faceva riferimento solo al decreto legge 102/2013 e successivi rifinanziamenti. Invece nella nota poi di chiarimento hanno specificato quali fossero i decreti dei successivi rifinanziamenti, quindi non rientrava il decreto legge 34 del 2020. E inoltre il 27 luglio 2021, mentre le comunicazioni precedenti dove si riportava l'elenco, quindi chiedeva a tutti gli altri comuni l'approvazione entro il 31 maggio, il 27/7/2021 una nota a tutti i sindaci dei comuni della provincia si precisava che il 31 luglio prossimo scade il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020 del bilancio di previsione 2021-23 degli enti locali, senza far più riferimento né al decreto di proroga precedente né tantomeno averla inviata solo ai comuni che avevano avuto la proroga al 31 luglio, cioè sostanzialmente l'hanno inviata a tutti. Quindi diciamo che è un'incertezza che nata da decreti e da accordi presi in un modo, poi decreti scritti anche senza fare specifico riferimento a tutti i decreti di riferimento, e anche loro sostanzialmente, anche la prefettura ha avuto un poco di... La scadenza sempre il 31 luglio è il termine del... cioè io ho letto che a giugno è stato bloccato al 31 luglio sempre per deliberare il bilancio di previsione, no, quella era... No, perché altrimenti le aliquote erano applicate. Perché solo alcuni comuni hanno avuto la proroga al 31 luglio, di non tutti i comuni, c'è cosa che non è mai capitata da, almeno da intorno a 10 anni, 11 anni che sto in consiglio comunale, addirittura abbiamo approvato i consigli comunali il 31 ottobre, ma non mi ricordo mai che la proroga era stata concessa a comuni X e a comuni Y, no, mai. Cioè siamo una parte, cioè, di stato... un bilancio di previsione è stato approvato oltre il termine. Certo. E senza nemmeno la diffida da parte della Presidenza. Sì, avevo letto che era stata prorogata il 31 luglio per gli enti locali, cioè, termine di deliberazione del bilancio. Ho letto a maggio questo. Perciò ti sto dicendo, anche questa proroga per alcuni comuni e altri no, cioè sostanzialmente ha portato
incertezza in quasi a tutti i livelli in pratica, anche perché pure con le associazioni dei comuni, quando ci sono state le riunioni delle conferenze dei comuni e conferenze Stato-Regione, cioè si era chiesta la proroga per tutti i comuni e poi sostanzialmente all'ultimo minuto rilasci il decreto soltanto per chi aveva e quindi in pratica. Ma quindi se li potevi un passalare. Noi abbiamo avuto anche un'interlocuzione ultima con il Ministero. I cittadini hanno pagato quelle base, lo voglio dire, qui hanno pagato solo il 2020 e altri solo il 2021. Infatti molti hanno chiamato anche noi. Nell'incertezza noi abbiamo chiesto di pagare comunque quelle che erano state applicate nell'anno precedente, eventualmente si faceva il rapporto. Chi ha pagato al 10,60, perché noi ancora col Ministero non ci davano una risposta. Che è stato pure dopo successiva alla scadenza del pagamento. Chi ha pagato a 10,60 può tranquillamente chiedere la compensazione con l'acconto del. Quindi il 7,60 quello che si devono fare. Allora, l'unica cosa che stiamo verificando è il fatto del 7,60 o 8,60, perché nel 2020 sono state riconfermate le aliquote del 2019, in cui era presente anche la TASI. Sì. In un primo momento la TASI, qualora era stata... Poi è stata approvata. Però veniva aggiunto l'un per mille all'aliquota base dell'IMU. E quindi sostanzialmente a 7,60 potrebbe diventare 8,60. Siamo semplicemente... No, solo della parte dell'IMU mi sa si fa riferimento, perché poi la TASI non c'è, nel senso no. Però nel 2019 è stata approvata anche la TASI e un provvedimento del 2020 diceva che qualora c'era comunque ancora l'approvazione della TASI dell'anno precedente, tu comunque l'aliquota da applicare è 8,60. Comunque, tolto questo dubbio, faremo comunque un manifesto pubblico in cui si specifica quale sarà l'aliquota. Ma che già l'anno è stato, l'ultima del 16 dicembre. Chi eventualmente ha usato il 7,60 e non 8,60, se 8,60 si specifica di fare eventualmente un ravvedimento. Chi ha pagato a 10,60 può chiedere tranquillamente la compensazione con l'acconto dell'anno in acconto. Anche perché diciamo che l'acconto e la compensazione è una procedura molto più veloce rispetto al rimborso. Perché tu ci togli la parte che devi solamente la differenza. No, perché più che altro era questo, no, va bene. L'importante è che si chiarisca, che facciate voi il manifesto per chiarire, no? Non vogliamo farlo noi, perché giustamente non tocca a voi farlo. Quindi... Ci sta, ma perché ci mandiamo una cosa che devo mettere. Quindi i cittadini devono fare richiesta di compensazione, contributo della maggiore imposta versata. Vabbè, poi perché scorriamo dei moduli, sostanzialmente sì. Allora, in riferimento agli equilibri di bilancio si precisa che le maggiori previsioni di entrate incidenti comunque in minima parte sul totale generale si rispecchiano nella parte spesa in maggiori previsioni che ad oggi non sono state impegnate. Quindi sostanzialmente in sede di rendiconto comunque si andrà a definire, fatto l'accertamento delle entrate, si andrà quindi a definire... la variazione al bilancio, scusa, non si deve fare. Cioè noi siamo non possiamo nemmeno farla più, quindi non si può fare i sensi di quell'articolo entro il 31 novembre, è il 31 dicembre, però il 31 dicembre proprio casi estremi, ma poi tra l'altro il rendiconto comunque eventualmente potrebbe dare un disavanzo che va ripianato poi nel... Ah, tu dici in base all'approvazione del rendiconto si dà atto del... Tra l'altro parliamo di una minore entrata probabilmente, perché poi non è detto nemmeno a 7,60 non raggiungiamo quella previsione di entrata, perché se qualche, cioè, ci saranno più contribuenti rispetto all'anno scorso che pagano, tu potresti anche raggiungerla, se non addirittura superarla. Chiaramente abbiamo anche già ad oggi, possiamo dire, che comunque ci sono meno spese rispetto a quelle previste, perché anche per quando tu vai a fare il pareggio di bilancio, chiaramente come ci sono delle entrate, tu prevedi anche programmi delle cose che magari nel corso dell'anno non si verificano e quindi non c'è necessità di impegnarle, quindi potrebbe anche già combaciarsi, quindi sostanzialmente
l'importante è che la gente sappia quanto deve pagare, quindi non interessa chi ha la responsabilità del governo, se del comune, non sto dicendo che... No, allora purtroppo abbiamo vissuto... Quando devono versare, quello è... Cioè, purtroppo sono due anni che vuoi per il Covid, vuoi per... cioè stiamo vivendo dei provvedimenti che sono all'ordine del giorno e sostanzialmente che vanno anche a volte, fanno una proroga, scaduti termini, dei tempi ordinari, cioè penso che non si può lavorare in questo modo, perché poi loro si prendono tutto il tempo che vogliono, ma noi siamo costretti a rincorrere, però non abbiamo certo una struttura che ha un ministero, quindi ci dispiace aver causato anche il disagio, chiaramente, però... No, perché adesso sono arrivate diverse segnalazioni di cittadini, ma che dobbiamo fare? Guardate, aspettiamo cosa dicono loro. In teoria vi spetterebbe il rimborso, non essendo applicabile quello del 2021, quello che voi avevate aumentato, però vabbè, quindi non ci penserete voi a farlo, quindi vabbè. Qua non c'è votazione. No. E posso dichiarare chiuso. Vabbè, io gli voglio augurare a tutti. Voglio dire una cosa che deve mettere una verità. No, amore, dico io una cosa, però non c'è bisogno di verbalizzarlo. Mi approfitto per fare gli auguri di buon anno, di buon anno a tutti. Volevamo portare sostanzialmente anche un panettone nella bottiglia, però sinceramente dobbiamo essere i primi a dare l'esempio. Quindi alla fine di che all'ultimo una persona positiva come sta qua? Dato che c'è Stefano. Ok. Vabbè.